Il poeta Dante definisce la Vergine Maria umile e alta più che creatura. È bello pensare che la creatura più umile e alta della storia, la prima a conquistare i cieli con tutta se stessa in anima e corpo, trascorse la vita per lo più tra le mura domestiche. Trascorse la vita nell'ordinarietà, nell'umiltà. Le giornate della piena di grazia non ebbero molto di eclatante. Si seguirono spesso uguali, nel silenzio. All'esterno nulla di straordinario, ma lo sguardo di Dio è sempre rimasto su di lei, ammirato della sua umiltà, della sua disponibilità, della bellezza del suo cuore mai sfiorato dal peccato. È un grande messaggio di speranza per noi, per te, per ognuno di noi, per te che vivi giornate uguali, faticose e spesso difficili. Maria ti ricorda oggi che Dio chiama anche te a questo destino di gloria. Non sono vene parole, è la verità. Non è un lieto fine creato ad arte, una pia illusione o una falsa consolazione, no. È la verità, è la pura realtà. È la realtà viva e vera come la Madonna assunta in cielo. Festeggiamola oggi con amore di figli. Festeggiamola gioiosi ma umili, animati della speranza di essere un giorno con lei in cielo.